Ciao a tutti, oggi farò un video di presentazione. Mi chiamo Gianina, ho 38 anni, vivo vicino Roma al mare, una località bellissima. E niente, volevo raccontarvi un po' della mia storia, soprattutto la storia con il peso, visto che il canale riguarda appunto il peso e comunque una vita più salutare, più light, più sana, ecco. Niente, circa 15 anni fa sono rimasta incinta e avendo smesso di fumare con la gravidanza ho preso tantissimi chili perché cercavo lo svago in qualcosa o comunque di colmare quel vuoto che avevano lasciato le sigarette. E di conseguenza, anche per altri vari motivi personali, ho iniziato a mangiare tantissimi. In quei mesi di gravidanza ho preso la bellezza di 40 kg, che sono veramente tanti. Che purtroppo dopo la nascita della bimba non sono più riuscita a perdere subito. E diciamo ho fatto circa 2-3 anni una vita così di rassegnazione. Dopodiché sono rimasta incinta di nuovo, quindi un'altra gravidanza. Per fortuna solo 10 kg ho preso, ma ero diventata di 120 kg. Un'esperienza brutta. Soprattutto per me che vengo da 10 anni di atletica leggera e quindi di conseguenza trovarmi a 23-26 anni col secondo figlio, pesare 120 kg quando a 18 anni ne pesavo 50 è stato terribile. E da lì è iniziata la mia lotta contro il peso. Prima con svariati. Le svariate diete che iniziavano il lunedì e il venerdì finivano e poi purtroppo con dei farmaci che ora non sono più legali in Italia, le famose anfetamine, e lì ho perso tantissimo peso, ho perso circa 60 kg in meno di un anno. Ma sono stati la mia rovina perché hanno cambiato il mio modo di essere. Quel periodo ero sempre nervosa perché comunque le anfetamine danno tachicardia, malumore, comunque si è frenetici, non si dorme più. È stato terribile, però ero felice che dimagrivo. Solo che appena ho smesso, tra l'altro erano anche tanto costose. E appena ho smesso ho cominciato a mangiare e sono ingrassata fino ad arrivare a 97 kg di nuovo in circa un anno. Lo so, direte, come hai fatto? lo so, è diventata una dipendenza. Il cibo per me, non ho più ripreso a fumare, quindi ho smesso di fumare. E il cibo per me è diventato un alleato, una compagnia, uno sfogo, una carezza, qualcosa da sostituire per tante mancanze del mio passato. E niente, 3 anni fa, 3 anni fa, no, 4 anni fa, ho deciso di sottopormi a una chirurgia bariatrica. L'ho fatta a Umberto I a Roma e ho fatto un bendaggio gastrico, ero entusiasta, tipo, questa volta è la fine dei miei problemi. Ho fatto l'intervento in anestesia totale con dei tagli nella laparoscopia, quindi dei 5 taglietti sull'addome. Una settimana di ricovero, chiedevo a tutte, tu quanto sei dimagrita, tutte lì nell'ospedale avevano perso almeno 5-6 kg già in quella settimana, io zero,
non avevo perso un netto. Anche perché quella settimana lì in ospedale non mangi, quindi si sperava che avrei niente, zero. Niente, poi mi hanno assegnato una dieta di circa 2 mesi, una dieta semiliquida. L'ho seguita alla lettera e ho perso 3 kg in 2 mesi. Una frustrazione allucinante, anche perché l'intervento, il dolore dei tagli, il fermo perché non potevo né lavorare né fare nulla per il fatto dei tagli nei primi mesi, attività sportiva non ne potevi fare, è stato frustrante al massimo, soprattutto vedere che non si perdeva peso. Quando andavo alle visite, loro stringono questo bendaggio c'è una valvola sottocutanea in cui viene stretta con della fisiologica. All'inizio un cc, poi due, tre, ero arrivata a tre, però loro mi chiedevano sempre: tu senti il senso di sazietà? E io non lo sentivo mai, perché loro dicevano: è strano, allora dovremmo chiudere sempre di più. E il problema di stringere questo bendaggio è che qualsiasi cosa mangi devi masticarla tantissimo, altrimenti si ferma alla bocca dello stomaco, quindi all'arcadia, no? Alla valvola dello stomaco, e non riesce a passare perché lo stomaco è ristretto e quindi il rischio di vomito è eclatante, persino per una banana puoi vomitare. E quindi, arrivata a quei 3 cc, ho deciso di non andarci più. Ho detto: sti cavoli, per me non ha funzionato, così, cioè, nella mia testa era quello. Ero distrutta perché mi ero sottoposta a un intervento inutilmente. E niente, non sono più andata alle visite e ho detto: vabbè, andremo avanti così. Poi, 3 anni fa, ho deciso di iscrivermi all'università, alla Sapienza, nella laurea in scienze infermieristiche. Quest'anno avrei dovuto laurearmi, ma purtroppo non ho potuto. Il mio piccolino ha avuto una gamba rotta, quindi ho mancato dal tirocinio e di conseguenza non posso laurearmi nella sessione di ottobre, quindi aspetterò quella di marzo. E niente, nel momento in cui ho iniziato lo studio universitario sull'infermieristica, mi si è aperto un mondo. Sì, sapevo tante cose sull'alimentazione, la vita sana, eccetera, però non avevo di fronte come dire, il confronto, no? Quella botta, no? Di realtà. Perché sì, diciamo, fa male mangiare, però non ci frega niente, alla fine mangiamo, ah, campiamo solo una volta, no? Queste cose così. Però trovarsi di fronte alle malattie, alle patologie, per me è stata una doccia fredda, perché vedere persone di 30, 40, 50, 60, 70 anni rovinate, distrutte, parenti, figli, genitori che piangono per la morte, per la distruzione delle loro vite, per colpa del cibo, è stato terribile. Cioè, quasi tutte le patologie hanno come causa l'alimentazione, un'alimentazione sbagliata, l'alimentazione. Quindi il fumo, l'alimentazione, l'attività sportiva. E quindi, come vi dicevo, per me è stata una doccia fredda pensare che mi sto distruggendo da sola, cioè non è colpa di nessuno se io mangio schifezze, se
se non ho il controllo di me stesso, non è colpa mia, cioè non è colpa di nessuno, è solo colpa mia. Quindi ho deciso circa 2 anni fa, no, un anno e mezzo fa circa, di intraprendere una strada più salutare, più sana, ecco, più, io non voglio avere una vita piena di medicinali, ricoveri in ospedale, no, è terribile. È terribile che per colpa di un'alimentazione sbagliata devi avere una vita frustrante, una vita dolorosa, una vita. E quindi, come vi dicevo, basta parlare di queste cose brutte, ho iniziato questo percorso più salutare. Niente, mi sono iscritta in palestra, vado a camminare 5-6 volte alla settimana, una camminata veloce di circa 6 km, a volte anche 10. E niente, mi sono affidata a un team di professionisti, a Umberto Primo, e mi hanno fatto un piano alimentare personalizzato, appunto personalizzato, perché prima ho fatto una serie di esami ematici, ecografie, tiroide, addome, una visita con lo psichiatra. Una serie di cose fino a quando sono arrivati a questa dieta che è triste. Come tutte le diete è triste, veramente. Triste perché è monotono, no? Carne, ai ferri, insalata, verdure, pezzo di pane, cioè che noia. Ecco perché poi arriviamo il venerdì che abbiamo fame e andiamo a mangiare la pizza, il dolce e ci roviniamo. Poi il giorno dopo diciamo, vabbè, tanto ho sgarrato ieri, la posso fare di nuovo. Quindi io dicevo, questa dieta è parecchio noiosa, nel senso, colazione latte parzialmente scremato 150, oppure lo yogurt magro, oppure yogurt magro alla frutta o intero alla frutta o scremato, cioè sembra un'illusione ottica questa, perché è una lista ma sembra lo yogurt. Poi 20 grammi di fette biscottate che sono circa 3, oppure 20 grammi di pane, di crackers, galette e formelle o i biscotti. Lo spuntino sempre lo yogurt parzialmente scremato alla frutta. Per pranzo la carne bianca magra, 120 di vitello, 80 grammi di maiale, 120 di agnello, eccetera, eccetera, così. Anche i legumi, la cosa bella è che mi hanno messo il salmone che io adoro, verdure cotte 140, crude 70 grammi, pane di frumento e albicocche, spuntino crackers e la cena come più o meno come il pranzo, col pane e un frutto. E inoltre c'ho un altro spuntino nel caso c'ho la crisi notturna, de 20 grammi di biscotti o un frutto. Queste diete le sappiamo tutti, tra l'altro questa è, cioè, una classica dieta mediterraneana, che a mio parere è la migliore perché ti inquadra nel contesto di tutti i valori nutritivi e tutti gli apporti nutritivi, quindi proteine, carboidrati, vitamine, fibre, eccetera. E tra l'altro è Università degli Studi di Roma, la Sapienza, la cattedra di scienze dell'alimentazione, quindi è gente che ne capisce parecchio. Solo che, come vi dicevo, per me stare a dieta così, a bistecchina ai ferri, il petto, cioè è noioso. Allora ho iniziato a fare,
provare a fare con quei ingredienti che loro mi indicavano. Ah, e c'è anche 25 grammi di olio extravergine d'oliva al giorno. Naturalmente bere 2 litri d'acqua al giorno. E niente, ho iniziato a fare queste diete anche perché mi annoiavo, no? Sempre la stessa, cioè avevo lo stesso sapore in bocca. E niente, ho iniziato a fare queste ricette, all'inizio un disastro, perché sono stata una casalinga per 7 anni, quindi parliamo di pasta all'uovo, fatta in casa, gnocchi, eccetera, quindi una grande preparazione casalinga della cucina. E quindi iniziare a fare delle ricette senza olio, senza zucchero, senza grassi, è stato davvero difficile, perché l'equilibrio è stato difficile da trovare, l'equilibrio tra i cibi, perché poi il sapore è diverso, è più monotono, meno saporito, eccetera. Certo, meglio fritto come sapore piuttosto che lessato. Però se si riesce a capire un po' l'abbinamento degli alimenti, usare tante cose integrali, usare la frutta, usare i condimenti anziché il sale, prepararsi i brodi vegetali. Ci sono nel commercio anche dei brodi biologici, dei dadi, che si possono usare per dare un sapore un po' meglio, che non hanno i grassi idrogenati o comunque a bassissimo contenuto di grassi. E quindi il mercato offre una serie infinita di possibilità affinché si possa non tanto stare a dieta, ma cercare di evitare tutte le schifezze che contengono i cibi industriali. E quindi niente, vi volevo dire inoltre, ho perso, quindi da un anno e mezzo fa pesavo 97 kg, a oggi peso 82. Oggi è 4 agosto, sì, oggi è 4 agosto 2011. E basta. Spero che vi sia piaciuto. E iscrivetevi, visitate anche la mia pagina Facebook, Ricette Dietetiche Antinoia con Giannina. A presto, ciao ciao!